La split di allenamento di Dorian Yates è diventata una delle più celebri split al mondo, al punto da venire identificata oggi proprio con il suo nome, DY Split, la split di Dorian Yates. Il corpo viene diviso in 4 giorni e allenato tutto quanto ogni 6-7 giorni, di circa ogni settimana. Una delle split più efficaci e anche più versatili in assoluto, e oggi la analizzeremo in questo video. Nello specifico vedremo come è strutturata la split, quindi effettivamente come è fatta questa split, quali sono le caratteristiche e i benefici che ci interessano, infine come adattarla a ogni caso specifico, a ogni atleta, che sappiamo che la split ha bisogno di un adattamento in base a quelli che sono i nostri distretti carenti, le nostre proporzioni. Questo video sarà veramente sensazionale. Come sempre ragazzi, prima di iniziare vi ricordiamo che potete darci una mano concreta nel produrre questi contenuti, perché per noi c'è tanto investimento di tempo, di risorse per potervi portare il meglio. Da parte vostra, iscrivervi al canale, condividere e ricondividere sui social questi contenuti ci dà una mano veramente, veramente grossa. La maggior parte delle persone che guardano questi contenuti si scorda di mettere il like, si scorda di iscriversi. Farlo è il più grande incentivo che potete darci a portarne tanti, sempre più frequenti e soprattutto sempre più qualitativi. Grazie a tutti veramente di cuore per il supporto. Partiamo dalla split. La split di Dorian Yates è la cosiddetta four ways split. Quando parliamo di four ways intendiamo il fatto che il corpo viene diviso in 4 parti. Per esempio la push pull legs, che ha 3 sessioni, è una cosiddetta three way split. Insomma, il concetto l'avete capito. Divideremo quindi il corpo in 4 parti. Nello specifico i giorni erano: primo giorno petto con i bicipiti, secondo giorno giornata di gambe, quindi molto gustosa, terzo giorno back, quindi schiena e deltoidi posteriori, il quarto e ultimo giorno spalle con i tricipiti. In alcune interviste Dorian ha detto di utilizzarla in una modalità 2 giorni on, 1 giorno off, quindi faccio petto, bicipiti, gambe, riposo, poi faccio back, deltoidi posteriori, spalle, tricipiti, riposo di nuovo e riparto. In altre interviste diceva che la utilizzava settimanalmente, quindi in questo caso faceva petto, bicipiti, gambe, riposo, back, deltoidi posteriori, spalle, tricipiti, riposo e riposo, riposava 2 giorni di seguito alla fine e chiudeva così la settimana. Il numero di esercizi per distretto muscolare era di 3-4, normalmente 4 per i distretti principali e 3 per i distretti più piccoli, tipo i bicipiti e i tricipiti. Una split del genere, e questa sarà la prima caratteristica, ci permette di avere tanto volume di allenamento, anche se Dorian poi si allenava in heavy duty, quindi un protocollo noto per avere un volume molto basso e lavorare in monoserie, in top set. Però qua c'è un altro discorso molto ampio che si aprirebbe, che magari dedicheremo a un altro video se ti interessa. Ah, tra l'altro, l'analisi di tutti i metodi di allenamento mai proposti nella storia viene fatta nel secondo volume di Culturismo, il mio libro che sta uscendo, il numero 2, il secondo, uscirà a maggio, quindi siamo proprio agli sgoccioli. Seguendomi su Instagram troverai tutte le informazioni in merito. Torniamo al video. Andiamo alla seconda parte. Abbiamo visto la split. Ok, quali caratteristiche ha? Quali benefici? È una buona split? E se è una buona split, a chi si presta meglio? La DY split è un'ottima split. È veramente, veramente ben fatta. È semplice, essenziale, ben equilibrata, perché dedica delle giornate intere a sé stanti ai distretti normalmente più pesanti da allenare, che sono le gambe e il back, la catena posteriore. Si tratta di una split così impostata neutra, che non dà quindi particolare importanza a nessun distretto muscolare, quindi possiamo intuire che si presta già di per sé a fasi in cui non è ricercata una specializzazione, ossia non vogliamo puntare ad alcuni distretti muscolari, o perché abbiamo appena concluso una fase di specializzazione, o molto spesso quando si inizia un rapporto tra coach e atleta il coach ha bisogno di una split neutra per vedere la risposta dell'atleta sui diversi distretti muscolari, perché magari un distretto è carente semplicemente perché non era stato allenato bene, oppure logicamente un corpo molto equilibrato. Ci sono dei soggetti che semplicemente sono fatti bene e quindi non abbiamo bisogno di fare delle specializzazioni particolari. Poi la specializzazione possiamo logicamente attuarla anche con il volume, ossia io semplicemente tengo una split neutra, ma sui distretti che stanno più avanti dedico meno volume, sui distretti che stanno indietro dedico più volume. In generale comunque quando il volume aumenta dovrebbe aumentare anche la frequenza per garantire che il volume sia sempre qualitativo. Ma di tutto questo abbiamo parlato nel video qua su YouTube dedicato all'impostazione
impostazione della split di allenamento, quindi nel caso vattelo a riprendere. Abbiamo pubblicato veramente di recente. La cadenza con cui idealmente conviene attuarla è di 2 on 1 off, quindi allenare tutto il corpo all'interno di 6 giorni, ma possiamo anche provare a spingerci oltre allenandoci 4 giorni on 1 off, per esempio riposando solo dopo il giorno di gambe, perché poi avremo back, oppure 3 on 1 off. In questo ci possiamo assolutamente sentire liberi. Ancora, molto spesso io imposto una split settimanale fissa, una frequenza settimanale, per esempio 5 giorni di allenamento, ti riposi il mercoledì e la domenica, però segui una 4-way split, quindi segui questo splittaggio che ovviamente ti porta ogni settimana ad avere un ordine diverso. Non è un problema perché ci basiamo molto meglio sui nostri personali ritmi di stimolo e recupero. Insomma, si può fare veramente veramente molto a livello di frequenza, ma il concetto di base è che dovremo cercare di aumentarla un filo per rendere la split un po' più efficace, salvo periodi in cui stiamo un po' più tranquilli. Un modo poi per aumentarlo, che è quello che io personalmente preferisco, è quello di aggiungere dei richiami all'interno della split. Eh sì, perché la DY split è una split neutra e possiamo vederla come la nostra base, e poi in base alle carenze del soggetto andrò ad inserire un richiamo specifico. Vediamo che cosa intendo. Ognuno di noi ha una carenza specifica. Io so che tu in questo momento hai quella carenza, quel chiodo fisso di quel distretto che o è carente e non ti piace, oppure sta anche abbastanza avanti ma vuoi averlo immenso, gigantesco. Anche se è già grande, lo voglio ancora più grande. Ognuno di noi ha il proprio chiodo fisso, il proprio feticcio. Ecco, all'interno della DY split possiamo aggiustare dei richiami proprio per dare enfasi, quindi aumentare la frequenza sul nostro distretto preferito. E adesso vedremo esattamente come fare per ogni distretto muscolare. Partendo dal petto, io se ho una DY split e ho il petto carente o gli voglio dare più enfasi, come faccio? Beh, innanzitutto per fare questo discorso mi conviene riaggiustare i diversi giorni, ossia la split sarà petto, bicipiti, gambe, spalle, tricipiti, back. In questo modo è un po' più versatile. Ora, se voglio dare più enfasi al petto, inserirò un richiamo di petto nel giorno di spalle, tricipiti. In questo modo petto, bicipiti, gambe, spalle, petto, tricipiti, che altro non è che una giornata di push, e poi dopo back, deltoidi posteriori. Il petto verrà allenato in multifrequenza, avrà un maggior volume di allenamento e lo mettiamo in vantaggio rispetto agli altri stretti che verosimilmente sono avanti. Nel caso delle spalle è esattamente il discorso inverso, inserirò un richiamo di spalle nella giornata di petto bicipiti, quindi petto bicipiti spalle gambe, spalle tricipiti, ne alleno di nuovo, back deltoidi posteriori. Bicipiti e tricipiti li vado a richiamare rispettivamente insieme ai tricipiti e i bicipiti, quindi nel caso dei tricipiti diventerebbe petto braccia, gambe, spalle tricipiti, back deltoidi posteriori. Oppure se voglio dare più enfasi alle braccia in generale, la sessione di petto bicipiti e di spalle tricipiti mi diventano rispettivamente petto braccia, spalle braccia. Per quanto riguarda le gambe, beh, qua in realtà è molto semplice, perché la giornata di back diventerà un density day, una giornata in cui attacco il back ma tocco anche o i quadricipiti o i femorali o entrambi. Il density day è una giornata molto impegnativa, quindi qua dobbiamo essere molto attenti anche alla modulazione dei giorni di recupero. Se hai bisogno di alcuni esempi, io in questo momento nella mia split ho proprio un density day. Condivido tutti i miei allenamenti sul mio log che trovi su Run Nation, puoi andare a scrollare, leggerti di tutti e fare tutte le domande che ti vengono in mente, e là troverai degli esempi su come strutturare un density day. Infine, il distretto un po' più complicato a cui dare enfasi è il back. A me personalmente piace intervenire inserendo un richiamo di gran dorsale, quindi specifico sul gran dorsale, alla fine della giornata di petto e bicipiti, e un piccolo richiamo di upper back nella giornata di spalle e tricipiti. Per far questo utilizzo lo splittaggio originale, quindi diventerebbe petto, bicipiti, lat, gambe, back, deltoidi posteriori, spalle, tricipiti e upper back. Poi in tutti questi casi io posso anche scegliere un'altra opzione, ossia inserire un quinto giorno che è un giorno di richiamo, ossia un quinto giorno in cui alleno un distretto carente. In questo caso diventerebbe una 5-ways split, una split su 5 giorni, che è comunque altrettanto valida e versatile perché mette in vantaggio un mio distretto carente. Bene ragazzi, con questo io spero di avervi dato degli spunti interessanti, anche di avervi portato un po' nella mia mente, nei meandri proprio labirintici della mia mente, per quello che riguarda
riguarda l'impostazione e la gestione e modulazione della split di allenamento nei diversi casi, nelle diverse casistiche che possiamo affrontare. Ricordate sempre che la split è un fattore che è sicuramente molto importante, ma non dovete perderci troppo la testa. Cercate di fare tutto quanto in modo da rendere uno stimolo efficace e un recupero altrettanto efficace. Quindi, alla fine, valutate la performance. Se le sessioni procedono in maniera lineare e progredite, allora la split è sicuramente una split valida. Qualsiasi domanda qua sotto, sarò ben lieto di rispondere. Ricordatevi di seguirci su tutte le nostre piattaforme che trovate qua in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video.